Corre il Giulianova e lo fa con una prestazione di assoluto livello sul piano del ritmo, dell'intensità ed anche della qualità delle giocate. Arranca ancora invece l'Alba Adriatica, che fatica non poco nel contenere gli avversari, che nel momento in cui i ritmi scendono non riesce, se non di rado, a dare profondità alla propria manovra offensiva. E l'epilogo del derby del Castrum appare dall'esito quasi scontato dopo la visione di un match nel quale le due squadre viaggiano a velocità diverse. Bastano pochi giri di lancette, infatti, per capire che tipo di sfida andrà in scena. La squadra di Cerasi inizia da subito a proporre il proprio dettato tattico e sfiora il vantaggio al settimo. Sulla conclusione di Mocianese c'è il tocco quasi involontario di Giglio, con la palla che centra il palo. Sarà il primo dei sei legni timbrati dai gelorossi durante la contesa. Il vantaggio del Giulianova arriva poco dopo. Giglio verticalizza per Barlafante, che vola via nello spazio e supera Verissimo in uscita. L'Alba prova a reagire immediatamente, un minuto più tardi, al decimo, ma l'azione di Di Stefano, con la palla che finisce in rete complice una deviazione, era viziata dalla sfera già uscita sul fondo. Nella prima frazione il pubblico, numeroso del Castrum, assiste ad una sorta di monologo. Minuto 17, punizione di Di Paolo, Censori devia di testa, centrando il proprio palo. Altro legno giugliese al 19esimo, sull'angolo dalla destra Rinaldi al volo centra il montante, poi Cissé da due passi spara alto. L'Alba Adriatica, che prova almeno sul piano dell'impegno a rendere la pariglia agli avversari, costruisce una limpida palla gol al 39esimo. I Cramellà affonda a destra e poi perifinisce per Torre. Sulla girata sotto misura dell'attaccante, Boccanera è reattivo. Prima del riposo il Giulianova confeziona il raddoppio. L'azione si sviluppa sulla corsia di destra. Sulla battuta di Traini il portiere ospite compie un mezzo miracolo, ma non può nulla sul tap-in ravvicinato di Cissé. Al rientro in campo la squadra di De Amicis tenta di alzare il proprio baricentro, senza però tanto costrutto, mentre negli spazi i giallorossi danno sempre la sensazione di far male. Al decimo altro legno del Giulianova con la battuta di La Barba dalla distanza che scheggia la traversa. L'Alba Adriatica si affida a qualche episodio sporadico per rientrare in partita, ma il tentativo di Fabrizi al 20esimo sull'assistenza di Cramellà non va a buon fine. Continua invece ad essere pericolosa la formazione di casa. Alla mezz'ora Persiani, da poco in campo, di testa colpisce la parte bassa del palo. Il tris è nell'aria e arriva al 32esimo. La pressione sui portatori di palla consente a Cissé di presentarsi solo davanti a Verissimo e firmare il 3-0. Quinto centro in stagione per l'attaccante di casa. Partita chiusa anche sul piano numerico e la girandola di sostituzioni non muta lo scenario. Prima del gong c'è spazio anche per il tentativo di Giglio, classe 2004, ma lucidità da veterano, che colpisce un'altra traversa. È l'ultima emozione della sfida. Il Giulianova continua a respirare aria di alta classifica, mentre per l'Alba Adriatica la strada da percorrere è ancora tanta.